Ci siamo mossi dal podio con le immagini alla pregriglia qui inquadrato Finn Kinley, il poleman dopo la prefinale A e la prefinale B, l'uomo che si è guadagnato la prima posizione inglese, quindi avvezzo alla guida sulla pioggia, sul bagnato. Ivan Svetsov dalla Russia al suo fianco. Se Kinley corre per i colori della Ricky Flynn Motorsport, Ivan Svetsov invece corre per i colori della World Racing, il russo che parte dalla seconda posizione all'esterno, linea non semplicissima, forse però dai, sul bagnato potrebbe anche non essere così come dire, penalizzante in alcuni casi la linea esterna. Seconda fila per Charles Milesi e l'inquadrato Ulysse Depot, che partirà all'esterno in seconda fila, il belga della Birelart Paril, Charles Milesi invece per il Tony Kart Racing Team, Timothy Pacelon e Pavel Bulansev in terza fila, Rasmus Lind e Fredrik Vesti in quarta fila, Alessandro Giardelli e Kiern Gevis in quinta fila, Blomqvist e Ptacek in sesta, Fetisov e Petele in settima, ottava fila per Caio Collette e David Vidales, nona fila per Watt e Wertz, Taufik e Minang in decima fila, Muiz e Piastri in undicesima, Moggia e Brigatti in dodicesima, Mialan e Chapard in tredicesima, Tubben e Ionusis in quattordicesima, quindicesima fila per Kobylanski e Brickman, sedicesima fila per Alatalo e Goldsmith, diciassettesima fila per Ferrari e Andrea Rosso. Le miss salutano la pregriglia, lasciano soli i meccanici con i piloti e tra poco i piloti rimarranno veramente soli una volta che avranno ricevuto la spinta per avviare il motore. OKJ che è un nuovo tipo di motore, una nuova concezione di motore che rompe un po' con il passato, rompe con la tipologia dei motori KF, e vedete che erano caratterizzati per la messa in moto elettrica, in questo caso invece la messa in moto è a spinta con in questa occasione praticamente tutti i piloti già a bordo, grazie alla valvola di decompressione, lo sappiamo bene, il motore si avvia più semplicemente, in maniera più semplice e facile. Sono andato a guardarmi un po' le decisioni sportive per quanto riguarda le due prefinali, e sono da segnalare le due penalizzazioni di peso, quella di Sami Taufik che alla fine è stato classificato dodicesimo nella propria prefinale ed è scivolato quindi indietro nella classifica, è stato classificato decimo, scusate, e che sarebbe invece classificato in terza posizione, quindi penalizzazione pesante per Taufik che adesso dovrà partire appunto dalla decima fila, gara non semplice, rimonta veramente più che ambiziosa. Stessa sorta per Petr Ptacek, fatemelo dire bene, anche lui 10 secondi di penalizzazione, sempre per la stessa ragione, il musetto in posizione non corretta, quindi il musetto che è caduto durante la gara, penso per un contatto difficile da interpretare. In ogni caso 10 secondi anche per lui, chiude in sesta posizione, quindi start dalla sesta fila, è chiamato alla rimonta. Scaldano le gomme i battistrada Kinley e Svetsov. Svetsov ha fatto un cenno a Kinley
lo cerca un po' con lo sguardo, ma non è chiaro per quale ragione. Tanto Svetsov mette anche mano al carburatore, si occupa degli ultimi aggiustamenti, mentre i commissari di percorso correttamente invitano a ridurre l'andatura. Quindi Kinelli e Svetsov, Milesi e Depot, Peiselon e Bulansev, queste le prime tre file che potenzialmente si giocano la vittoria, ma poi abbiamo visto che può essere aperta anche ad altri piloti, soprattutto sul bagnato, chi azzecca l'assetto, chi azzecca il setup può compiere grandi rimonti. Semafori accesi, si spengono e si parte, Kinelli si allarga e mantiene stretta la prima posizione, si trascina dietro Charles Milesi, un testa coda che però si conclude in un 360 completo di un pilota che si rimette in carreggiata. Invece è uscito di scena un pilota a centrogruppo al momento. In ogni caso Kinelli e Milesi in prima e seconda posizione, seguiti da Peiselon, mi viene da dire Charles Milesi all'attacco, si prende la prima posizione in questo destra veloce e cerca di diventare lui la lepre, quella che però scappa. Quarta posizione per Unis Depot e per Rasmus Lind, mi viene da pensare, perché ho visto un Ricciardo Kart e credo che sia quello dello svedese Rasmus Lind. Vediamo comunque cosa dice la classifica. Milesi, Kinelli, Peiselon, Ulisse Depot, Gevis è in quinta posizione, Bulansev, Tacek e Blomqvist, Rasmus Lind è solo nono. Quindi lotta aspra là davanti, non solo per la prima, seconda e terza posizione, ma anche lotta aspra per la sesta, settima, ottava posizione, quindi per Bulansev, l'abbiamo visto, Ptacek e Blomqvist. E nel frattempo doppio capovolgimento di fronte, perché Kinelli viene passato al Peiselon e poi Peiselon viene di nuovo ripassato da Kinelli, quindi scambio di posizioni continuo là davanti, anche in base alle traiettorie che si adottano. Quel che è certo è che Milesi al momento non si tocca là davanti in prima posizione. 4 decimi e 78 il vantaggio al giro precedente del francese nei confronti di Kinelli. Vediamo cosa succede mentre la regia ci rimanda il sorpasso e controsorpasso tra Kinelli e Peiselon. Bellissimo scambio di posizioni, poi tutto torna come prima e sale a 6 decimi e 53 il vantaggio di Milesi, che però vedete può essere frantumato con uno schiocco di dita, con una curva sbagliata. Intanto giro veloce per Milesi nella scorsa tornata, iniziano a prendere confidenza con questo particolare asfalto, perché le condizioni di pista continuano a cambiare ovviamente con il procedere del programma di quest'oggi. Le kart che continuano a girare asciugano la pista e di conseguenza danno ai piloti la possibilità di sfruttare nuove traiettorie fino a quel momento magari inutilizzabili. Invece adesso l'asciugarsi della pista cambia molto le carte in tavola. Quello che non cambia la classifica, anche se ci prova Peiselon a superare il compagno di squadra Kinelli. Peiselon che fa anche il miglior giro della gara in questa tornata. Vediamolo all'attacco, il francese, linea interna. Kinelli deve cedere il posto al proprio compagno di squadra. Sta arrivando anche Gevis. Gevis arrabbiatissimo, in spazzolata alle loro spalle, bella inquadratura, cerca un cenno d'intesa Peiselon con Kinelli. Vediamo se i due troveranno un accordo per mettersi insieme e fare, come da bravi ciclisti, un recupero sulla fuga in atto, quella di Charles Milesi, anche se poi proprio di fuga non si può parlare, visto che è il contenuto, il distacco è contenuto in 5 decimi 82, di conseguenza bisogna stare più attenti magari all'arrivo di Gevis alle loro spalle. Guardatelo, Gevis, Ricciardo Kart, Parilla,
ormai nella schiena di Kinelli, pronto a tentare l'affondo, e poi alle spalle di Gavis abbiamo Bulantsev, seguito da Ptacek, Vidales, Blomqvist, Ulis Depo che ha perso parecchie posizioni. Arriva l'affondo di Kinelli in risposta all'attacco di Gavis, quindi Gavis è subito riportato in quarta posizione dopo il sorpasso effettuato. Continuano i due a non darsi tregua a vicenda, quindi Kinelli che ora deve letteralmente lasciare spazio a Gavis, che fa un gesto, come dire, non di amicizia credo, a Kinelli, che a questo punto deve un po' piegarsi al volere del connazionale che guida il Ricciardo Kart. Sempre di 5 decimi mentre vediamo lo scambio di posizioni, il sorpasso di Gavis ai danni di Kinelli. Eccolo qui il gesto, magari era semplicemente un andiamo avanti a cercare di riprendere i due fuggitivi, perché di coppia di fuggitivi si tratta, signori. Non è che Milesi ha fatto il vuoto alle sue spalle, sempre 5-6 decimi di vantaggio nei confronti di Paisalon, quelli di Milesi, quindi un bel Francia-Inghilterra là davanti, perché i primi due sono francesi, i due inseguitori, terzo e quarto posto, Gavis e Kinelli, sono inglesi. Diciamo che c'è un bel Francia-Inghilterra in atto anche in ambito cartistico. Milesi però, giusto per zittirmi, secondo me si è preso un decimino sto giro, o meglio nella prima parte del tracciato è riuscito a capitalizzare un decimino di distacco in più, cosa che però sembra non essere più nella seconda parte del tracciato Adria Karting Raceway. Quindi non vorrei che Milesi abbia un minimo di performance in più nella prima parte del circuito e poi invece abbia la meglio Paisalon nella seconda parte, tant'è che appunto il gap tra i primi due si riduce a 3,95 dai 4 e non mi ricordo quanti di prima. Quindi Paisalon che sta puntando clamorosamente al sorpasso di Milesi, Milesi che salta sui cordoli come se fosse asciutto, Gavis che si trascina dietro Kinelli, ma rimangono entrambi in ogni caso a un secondo e sei dal vertice, e poi Bulantsev, Ptacek, Vidales che ha fatto una bella rimonta di 9 posizioni, ora è settimo e non è ancora finita la gara, siamo nel settimo dei 16 giri in programma per questa finalissima della OKJ che assegna il titolo di campione della WSK Champions Cup 2016. Milesi in spazzolata controllata contro Sterzo che rimette dritto il Tony Kart Vortex del Tony Kart Racing Team. Brutta sbisciolata, si usa sbisciolata come termine, non lo so, però brutta sbisciolata, lo dico lo stesso, di Paisalon che evidentemente ha messo le ruote dove non doveva, però ottimo controllo del francese che rimane a 3,80 di distacco dal connazionale in testa alla corsa. Miglior crono nel primo settore di questo giro di Gavis, Kiern Gavis. E occhio un po' che arriva il sorpasso di Paisalon che ora chiude la porta in faccia a Milesi e si porta al comando in maniera piuttosto inaspettata. Avevamo visto un Paisalon in attesa di trovare il momento giusto ed eccolo che arriva il momento giusto, non pensavamo fosse così precoce la cosa, invece arriva il sorpasso di Paisalon pulitissimo, i due poi si toccano più per Milesi che si allarga che non Paisalon che chiude, e adesso prende un minimo di vantaggio anche Paisalon, eh? Occhio un po' mentre Svetzov dalla decima posizione, partenza veramente sfortunata alla faccia del
della linea esterna che non penalizza, come avevo detto all'inizio gara. Svezov scivolato in decima posizione, partiva dalla seconda piazza in con proprietà della prima fila con Finn Kinelli. Quindi riaggiorniamo l'ordine dei piloti: Peiselon, Milesi, Gevis e Kinelli, con Gevis che, al di là del fatto di aver toccato la mano, con la mano la tendina che occlude il radiatore, quindi probabilmente ha bisogno di far entrare ancora di più in temperatura il motore, Gevis sembra quello più arzillo dei tre, almeno così è stato fino adesso negli ultimi giri. In questa tornata in realtà ha girato un filino più piano di chi lo precede, però vedete che è già nella schiena di Milesi, Peiselon, si sta trascinando anche Kinelli. Questa è la lotta per la vittoria, per il podio se non altro, perché se Peiselon si allontana e vola via, adesso ha 6 decimi di vantaggio il francese della Ricky Flynn Motorsport, ecco, se lui se ne va rimane in gioco, almeno rimangono in gioco gli inseguitori solo per un posto sul podio, per un paio di posti sul podio. Vedete che Gevis ormai a ridosso di Charles Milesi, vedete che è arrivato Gevis ed ecco che tra poco sicuramente ci sarà anche il tentativo di affondo che arriva subito chiamato, ed ecco che Milesi probabilmente proverà a rispondere, ma nulla da fare, troppo indietro, di già ha perso un metro e mezzo, quel metro e mezzo che non ti permette di tentare la controrisposta. Vediamo prontissima la regia in ingresso di curva con sovrasterzo controllato. Gevis agguanta la seconda posizione e vediamo fin dove vuole arrivare Gevis con questa manovra, vediamo se punta alto, se punta a tutto, cioè alla vittoria anche, vediamo se ha i numeri per puntare alla vittoria o vediamo se in realtà sta solo trascinandosi dietro Milesi che gli farà un brutto scherzo sul finire della gara. Entriamo comunque nell'ultimo terzo di gara, siamo nell'ultimo terzo di gara se vogliamo, quindi ci stiamo letteralmente avvicinando alla bandiera a scacchi e Gevis sta arrivando su cattivo guadagnando 5 decimi in un giro. Signori miei, Gevis non è lì per sbaglio, Gevis non è lì in seconda posizione perché è venuto qui in Italia per portarsi via la coppa del secondo. Gevis è in seconda posizione perché punta alla vittoria e lo vediamola come cavalca i cordoli della S prima del tornante, quasi smonta il kart saltando sui cordoli, sui rallentatori che sono all'interno della S. Peiselon però riesce a mettere un po' le cose a posto, rimette un po' al suo posto Gevis, che ora nella seconda metà del giro accusa nel secondo settore più che altro 3 decimi di ritardo, quindi qualcosa non ha funzionato nel settore centrale di questa tornata per Gevis. Peiselon, vediamo, aveva 3 decimi 87, ora ne ha 5.32, quindi ha guadagnato qualcosa il leader quando siamo ormai nel tredicesimo dei 16 giri in programma, conclusi già 12. Chi non sembra più essere un problema per Gevis è Milesi, che invece i suoi problemi li ha e hanno un nome, un cognome i suoi problemi. Si chiamano Finn Kinelli. Perché? Perché ormai Finn Kinelli è a ridosso di Charles Milesi, mentre rimaniamo a guardare Peiselon e Gevis. Ecco, vedete che anche c'è l'altra coppia e poi il contatto malizioso tra Kinelli e Milesi, con Kinelli che deve stare attento perché è un attimo far cadere il musetto e mandare alle ortiche tutto il weekend. Eccoli qua vicinissimi, si lotta per il terzo posto sul podio, si lotta per le fotografie
sul podio e arriva alla fondo di Kinelli, mentre Gavis fa segnare il miglior giro della gara, Ruma un decimo, tondo tondo a Paeselon. Milesi non ci sta a scendere da quel podio, la vuol portare alla mamma la fotografia sul podio e di conseguenza risponde, vuole anche la coppa magari e vuole anche l'applauso del team, del suo meccanico, l'abbraccio, e quindi giù a lottare duro con Kinelli che trova una linea interna al tornante, ma poi la linea migliore a favore, la traiettoria, la posizione migliore a favore di Charles Milesi, che ora gira stretto, si protegge dall'eventuale attacco di Kinelli, mentre là davanti continua la fuga di Paeselon e Gavis, con Gavis che in alcuni casi sembra avvicinarsi, in alcuni settori sembra avvicinarsi a Paeselon e altri invece allontanarsi, come nel secondo. Milesi tiene a bada, dicevamo, Kinelli, e lo fa con tutta la propria esperienza. Dai che mancano due giri, vediamo cosa accade. Milesi, Kinelli, mentre fa il miglior giro della gara, Giardelli in nona posizione. Veramente ferri corti adesso con Milesi alle spalle di Kinelli. Milesi alle spalle di Kinelli, quindi con l'inglese passato davanti al francese. Vediamo se ci sarà risposta del pilota della Tony Kart Racing Team nei confronti del portacolori della Ricky Flynn Motorsport. Calcolate che quando arriveremo sul traguardo mancherà un giro e calcolate che Gavis è vicinissimo a Paeselon, quindi occhio un po' a Gavis che probabilmente gioca il jolly. Errore, errore in questa curva, però nell'ultima curva rischio per Gavis che si gioca tutto, ma evidentemente strafa un pelino e quindi perde un po' di terreno. Vediamo se però riesce a ricucire lo strappo nei confronti. L'avversario è già vicinissimo, Gavis, attenzione, c'è Paeselon nel mirino, occhio che ora si arriva al tornante, quindi bisogna stare stretti, cosa che fa Paeselon, addirittura salta sul cordolo, non riesce a uscire molto più veloce, invece sì, sono fianco a fianco, mette il muso dentro e se passa il muso passa tutto in carta e quindi Gavis passa al comando, spazzolata in frenata, Gavis al comando della finale della WSK Champions Cup per la categoria OK Junior. Ora deve difendersi Gavis perché Paeselon proverà a rispondere, ma nulla da fare, che dolore che infligge Gavis a Paeselon. Gavis su Ricciardo Kart Parilla percorre l'ultima curva e va a vincere, va a vincere Gavis davanti a Paeselon, Kinelli, Milesi, Bulansev, Fetisov, Blomqvist, Giardelli, Vidales per la nona posizione. Vediamo l'ultimo sorpasso della gara, quello che ha dato, ha consegnato la vittoria a Gavis ai danni. Paeselon ha veramente percorso una linea più esterna al tornante, il pilota inquadrato, il numero 333, che Gavis, incredibile gara per l'inglese Kiern Gavis, Ricciardo Kart Parilla, che ha appunto percorso una linea molto più esterna nel tornante centrale, così da uscire a ruote dritte prima, a gas aperto prima, e a mettersi di fianco all'interno nel destra veloce. Grande applauso per Gavis. Vediamo gli highlights della gara con Finn Kinelli al comando per i primi metri, le prime centinaia di metri. Poi la situazione cambia perché c'è un po' di bagarre con Paeselon. Paeselon che però riesce a trovare la maniera di essere lui il primo degli inseguitori del leader della corsa,
che si è piazzato a leader della corsa in quel momento, che è Milesi. E qui arriva Gavis, Gavis che supera Kinelli. Ora. E alla fine, sul finire di gara, vediamo la lotta appunto tra il portacolori della Ricky Flynn Motorsport Paysalon, che se la vede a stretto contatto con Milesi. Milesi viene superato anche da Gavis in grandissima rimonta. È proprio vero che gli inglesi hanno una marcia in più sul bagnato, tant'è che in effetti Gavis batte il francese Paysalon e Kinelli, inglese, batte il francese Milesi nella lotta delle posizioni di vertice. Eccoli qua che li vediamo. Eccolo qui il sorpasso che consegna la vittoria, quello di Gavis su Paysalon. Quanto mai cronometrico proprio, organizzato al millesimo di secondo il sorpasso di Gavis su Paysalon. E quindi ricapitoliamo l'ordine d'arrivo: Gavis, Paysalon, Kinelli, Milesi, primo giù dal podio dopo aver anche assaporato la vittoria, la prima posizione in classifica: Bulansev, Fetisov, Blomqvist, Giardelli, Vidale, Sevat per le prime 10 posizioni, poi Brigatti, Ulisse Depot solo 12esimo, Mialan, Taufik, dal Marocco, sempre ai vertici per tutto il weekend. Purtroppo la penalità presa in prefinale lo ha penalizzato parecchio. Petele, Rasmus Lind, Verze, Chappard, Tubben, Ionusis per la 20ª posizione. E proseguiamo con Gosmied, Muitz, Collette, Moggia, Svetsov, Tacek. Però iniziamo con i ritirati da Svetsov in poi, Minang e via via tutti gli altri. Quindi parecchi delusi, perché Ulisse Depot, Rasmus Lind, Tacek, gente che per tutto il weekend ha fatto vedere di avere i numeri in questa competizione, che in realtà però ha dovuto piegarsi a un outsider, mi viene da dire, visto che per tutto il weekend non è che avesse fatto vedere chissà quale risultato impressionante. Kiern Gavis partiva dalla quinta fila, vince la finale ed è campione della WSK Champions Cup. Mentre lì in pregriglia ci sono già i KZ2 con i domatori di leoni in pista, che cercano un momento di concentrazione prima del via al podio. Stanno arrivando invece i piccoletti, ma neanche tanto, OKJ per le premiazioni.
Eccoci ed eccoci con le premiazioni, con la chiamata al podio per la OKJ dall'Inghilterra, terzo classificato Finn Kennelly. Finn on the podium, third step, applauso, grazie. Secondo classificato Timothy Paysalon dalla Francia, grande Timothy, bravo. E il vincitore della USK Champions Cup dall'Inghilterra, Kiern Jewis. Arrivano i trofei, terzo classificato, Finn Kennelly dall'Inghilterra. L'Inghilterra ancora una volta dimostra di essere velocissima sull'acqua. Timothy Paysalon, secondo classificato dalla Francia, anche la Francia non scherza. E poi il primo classificato, Kiern Jewis dall'Inghilterra. Applauso e inno nazionale inglese. Un applauso per Kiern Jewis, Timothy Paysalon.